La 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 la. Tutti lo dissi che dai all'assari meglio la morte e non questo dolore. Ai 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 maro 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 moro sciaggio di lumacori l'amore mio sento. Ai 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 maro 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 moro sciaggio di lumacori l'amore mio sento. Dico, ma se venne, picchione e cacottia! Che ne saccio io? Mi disse, passa avanti chi ora vedi? Gianniate, che scimonito sto mio figlio! Ma tu ne lo lasciaste, la corriera, tu ne lo sbarcaste! Da, chiazza! E che ti piace la stare qua? Alla tua casa, come ti si... Che ne saccio io? Domandate c'è io! Ma perché non lasciaste solo, scimonito? Ma tagliate che sto bello tutto lui, oh! Mi disse, passa avanti. E che c'è a dire? No, non voglio passare. Ma perciò non lo vedevi che era una cosa sana? Una cosa storta sto passare avanti. Dopo 6 mesi che manca. Non lo capivi che non l'aveva a lasciare. Quanto meno, ci cambiamo le valigie. Ma quando mai, Michelino, ne ha fatto una giusta? Allora. Tu state muta perché ti inzio uno musso, un becchino. Ah certo, perché ti inzio. Oh, veniamo, là, che è tutto roba scala, eh? Ah. Oh, bella madre Maria, peccato! Oh, sto bene. Cugna, cugna, Teresa. Ma, qui c'era una vettura con tuo zio. C'era una furistera, pa! Mia! E poi c'era donna Concetta Senzale, lo segretario comunale, lo zio e una bella signora continentale. Due erano ste forestiere? No, una era, pa. Ma se tu dicesti prima una signora forestiera e poi una continentale... Vabbè, mi sbaglio, potete ammentuare due volte, ma una sola era... Lucino, vai incontro tu! Se pare che successe qualche cosa! Oppure, mio frate può essere che ancora non è buono! Ma... E sto scecco, invece di aiutarlo, non lo so tu! Ma che c'è a succedere? Ma che malato è malato! Si ave una faccia che pare fitta ad un canonico! Tanta! Sì, ma se vieni allora, perché non è caduto! E buono, Maria Stella! Ci stanno io, capisco? Guarda, faccio perché... Che saggio! Allo, caico, arrivavo, ora! Che bello, la mia Maria Stella! Sì, ma ti facesti la domanda? E tu sciacquato! Clementina! Mi vedete tutte le volte che spendete fuori, gola! Talialo! E poi vai, storaccio, dai capo! Arrivederci! Arrivederci! Cari miei, se arrestava qua, Don Mariano Bellitta mi avesse dato un foglio di via. Sì. Bello mele che avevamo, eh? Ne potevamo mandare.
lombaggine, doglia colica, dilatazione di stomaco, lipoma interno, rubecchia le disse tutti meno chi da chi era. E madonna? Viva la faccia del continente! Eh sì! Onde c'è gente veramente speciale! Ah no! Io appena arrivai a Roma, ne consultai, eh? Sì. E quando mi osservarono, come se si avessero messo d'accordo, tutti lì, pam! Lei, caro signore, è stato colpito. Colpito? Ma non sapevo, ma che dici? Se lei arrivava 48 ore dopo, a quest'ora... A quest'ora? A quest'ora? Per favore, Nicola, non mi ci fare pensare. Senti, amore, ora tu è buono, ragazzi a Nadia, che chiaccia. Vedi che vivo sogno. Lo vedi? Allora che faccio, che altro? Perciò... La sua malattia, dice egregio signore, è all'appendice. All'appendice? E chi era il giornale, zio? Ma statevi muti, secchi! Sembra che parlano! Se e lei è arrivato in tempo per farsi operare. Operare? Sì, sì, d'appendicite. Ma che malattia era? So che sta pernice? Sì, un tacchino è. Appendice. L'appendice, cari miei, è un tubo superfluo che abbiamo nello stomaco. Questo tubo si guasta e bisogna tagliarlo. Quando è a freddo si chiama appendice e quando è a caldo si chiama appendicite. Ah, sì. E tu che ti facessi con quest'operazione? Certo, la paratomia muta. Mi spaccaro come un ceraveggio, mi tagliarono l'appendice e mi cosero come se fosse un materazzo. E in un ospedale, no? In una clinica privata. Come? Un'assistenza che vuoi, ma potete sonnare. Medici, infermiere e assistente. Di tutti i tipi. Alla vigilia mi misero sotto spire. E chi ne ce l'ha, sazzì? Ma state muto, cretino! Ci fecero la pulizia al colo, dico, un è vero colo, dicelo tu! Mi lavaro tutto con lo spirito. Poi mi misero in una colcia di lana. E mi dissero, pronto? Pronto? E quando ti spaccavano? Ma quando ti spaccavano che facevi? Già, io qua faccio il setto, che avevo a fare? Che babba sta nipotente! Un mi disse che mi fecero la laparatomia muta. Ma come potevi dormire con tutti di dolore? Ma lo piano, babba, ma lo piano! Mi misero una maschera qua. E pensa che era sta maschera? Per levare. Una maschera di cloroformio. Ci misero la boccia qua. E mi dissero, caro signore, conti da 1 fino a 100. E io mi mise a contare. Idi mettiano e sghicciavano. 1, 2, 3, 4, 5. Vola! Ma domicile, va! No, ma quindi con la California da domicile? Sì, con Paraguay, ma domicile! Babba, sta figlia mia! Ma che menti? Cloroformio! Oppio, l'oppio, ho capiste? Quando mi arrospigliai, era fasciato come un beccerino le 40 giorni. E dopo una settimana era così, come mi vedete ora. Sano come un pesce. Dico! E competito! Dopo una settimana! Un miracolo, signore me! Il signore ce l'ha da fare, sti dottore di Roma, per vero! Un altro mondo! Un'altra cultura, altri gusti! Cara Marastella, vire, tu a tuo frate, perché ci venne l'esperienza, Lucino,
tu a tuo cognato e poi ne potete avete a vostro zio. Perché ci venne l'ispirazione di resina a Roma. Da, non contenente, vola. E benedetto tutto su contenente. Senza questa ispirazione, a quest'ora... Ma mia, per favore, non mi ci fare pensare, ma va, aspetta. Che metti? Fammi piacere la scuzzetta che facci sta puzzio, va. Chi è sta scuzzetta? Oh. Oh, non si usa lo scuzzetta. Oh, devo mettere. No, la scuzzetta è una cosa pacchiana e bellana, che ma mettia che dico che soffro del raffreddore, va? Si curano i raffreddori con le docce fredde. E andate a Roma, andate. Ma sto dicendo che stessi fuori, te ne aveva fatto una tutta ricamata. È bella, Certo. E mettici il lattopaggio, che ha la stessa testa. Certo, dacci il lattopaggio, che è vegano e contadino, no. Ah! Lucino, onda pigliare, dai. Tu puoi fare quello che vuoi, ma io scuzzetta in casa non me ne metto, Il continente dove c'è veramente freddo, e dove le persone sono tutte civili, scuzzette, papaline, cose, non ne vedete mai. Avete ogni 1000 cristiani ne vedete uno, però da testa dignosa come un melone, ma anche a po'. Le persone giovani, i picciotte, no, non è che si mettono... Ma niente, che siamo, cola, che siamo più picciottette! Io non saggio come ti senti tu, ma io mi sento un'altra cosa. Ma Pippero, lo zio, no, che pare un picciottetto, ti potessi ammaritare, ma che detta, c'è volontà! Che c'è, che è successo, perché, che disse, Perché, stava a stare zitta! Oh, sono discorso pitta! Ma, quale discorso? Chi non... se ne un matrimonio? Non stanno buone nella vocata, nella picciottetta. Dove ride la parte sfatta e toccatizza della Sicilia? Si poteva sbagliare. Ora io dico a tia, cara Marastella, che sei vecchia. E io sono vecchia? Oh, tu che sei più vecchio di mia, sei tanto un picciottetto. Chi c'entra? Io sentia dire, va, che tu sei una donna matura, madre di figli. Sì, Clementina ave 18 anni. Onde l'ave 18 anni? Ci mancano 3 mesi. Bah, 17 e mezzo, 17 e 3 quarti. Dico, sì, sta picciottetta che è un giure, ci viene un bel partito del matrimonio. Mm. Che fa una marito e tu? Chi se ne giova i mali? No, i mali che sei bichini sono. È la mentalità che è guasta. La picciottetta si può maritare, ma non va a parlare di matrimonio, sì. Perché sono cose vaistase. Certo. Senta e lasciatele parlare, queste picciottette, lasciatele sciogliere, liberateli. Cosa? Aria! Ma vedi queste novità che portaste fuori, lasciane campare. Come sempre campare, e morire sicilianette. Come sempre morire, datti un scecchio e bandischio, va. Certo. E giù sta finestra, giù, che mi ha raffreddo. Ma caro cognato, dico, a sto punto metti la scuzzetta che ti dice mia figlia, no? Ma già madre, tenessi scuzzetta non se ne usa. Ma puoi dire? Dico, stare coperto in casa davanti alle donne è una cosa... E cos'è sti donne, tuo sore e tuo nipote? Ma valeva di cola di novità che portaste in sto continente, ma per davvero, La cola, c'è segnato, una cosa è ridere. Vedi. Ma per vero? Le donne vanno rispettate tutte, a cominciare di quelle di casa. Sono mai passare per zotico quel bidano. Io vi volessi fare stare una paradagna da incontenente, tornasse voi civilizzate e pensando a come avete campato, morissimo con la faccia in terra, pensando di essere stato di essere civile, va? Vabbè, con l'amore, a quest'amore discorso. E per mangiare? Tutta no, posta. No, tutto fatto. Oh, mangiaste? Sì, ho già mangiato. Dove? Alla stazione, al ristorante della stazione. Ma ti abbiamo preparato di un bel broro! Io avevo ammazzato un lattino che parli a una casa! Senti camera stare, lascialo dire con tutte queste novità. Lo mangia stasera, capisci? No, non pensiamo a cosa di mangiare per ora. No. Non pensiamo. Avanti. Che? Di non buona, buona, che? Non pensiamo a boiare. Certo, mandabile. Cari miei, è un altro mondo lì. Altri negozi, altre cose, tutte luci,
cose. Ehi, Lucino, per prima pensavo a te, non mi ha finito voi altri, ma mio cognato qua mi ha morduto sempre, sta lì, che belle cravatte di seta che ti ha accattato. Avanti, tutta una collezione intera. Ma dove? Ma che me ne fare di tutte queste cravatte? Dico, chissà che hai, ho durato 2 anni e ora cago tutte queste, che c'ha a fare? Chissà ci può mettere per sotto la panza lo scecco e sta tranquillo con sensiva, va. Ma che c'è di uno ogni mese, armalo, e fai la persona civile, fai. Senti, Nico, ti risparte con tuo figlio? Sì, ma no, non hai bisogno di cravatte, sì. Che aspetta, che c'entra, mettia, c'è un'altra cosa qua. Vieni qua, Talia, Talia, che novità che ti portate, eh? E che? Porta tinciato. Sì, porta mozzuna. Ma quando è scelto questo figliolo, quando è scelto? Dico, un rovini che un portamonete con leva di sicurezza. Scelto io, è vero? E tu, armalo selvaggio. Bene qua, io dico, vedi questo? Questo qua è un portasigarette. Si rape, automatico si rape, si piglia la sigaretta, si mette in mucca, si chiude, si accende la miccia e quando addume con qualsiasi vento può addumare 1000 cristiani, eh? Poi si chiude, si spegne la miccia e te lo mette in sacchetto. Grazie zio, grazie. Ma te mattone, ma ci sono cose belle vere nel tuo contenitore. Cose come quelle che si vedono qua, va, che per cercare una scatola di prospere di cera uno non sape a quale santo si va a raccomandare. Ai, ai, che saci. Clementina! Vieni qua, cane avanti, mettete, fatta bere quando si becca. Talia! Lo baschettello alla moda di bersaglieri come si usa a Roma. Talia qua. Mettete dritta però, non tagli male tutta. Fai come le ragazze di città. Aspetta che andiamo finito, eh! Ora c'è una cosa che ti... Guarda, che bello pallicciotto di ragazza che sa va a gira a maritare. Sì, ma parlo un fiore da Clementina, picciate me! Da lì, là? Come ti pare, pare Stella? Bella, bella! E ora birra come un mordo a tia, va! Vieni qua! Ma che parlaste di me? No, 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 sai, io vieni qua, vieni! Vergogno, che guarda che bel cappello! Ma quale cappello, mia? Ma tu sai che ho portato lo sciallo, poi? Leva tu lo sciallo e ti metti un cappello! Ma porto pure lo vuoto! Levati lo vuoto e ti metti sempre un cappello! Ma che fai più figura, scusa mia! Aspetta, mettete qua! Ditta! Ditta! E che sembra che male state le femmine qua in Sicilia! Ma che brutte figure, tutte queste figure qua! Talia che bella, Talia! Ma chi? Aspetta quando abbiamo venuto! Per te c'è un bellicciotto! Pura mia! Da signora di alto bordo! Guarda! Che guardata! Talia! Non chiede la mendina, pare! Avanti, E ora? Guardateli, se pare non altra cosa, eh? Io devo tagliare allo specchio, avanti. Mamma, ma tu mi... Talia, pigliare un'altra fisionomia, picciotte me. Facci di bambine. Parite continentale per vero, sì, io dicevo pure, ma la stella l'ha avuto sempre l'aria continentale, Non c'è bisogno che la sputte perché vedi che queste cose sono state comprate da una persona come il Po, piena di gusto e raffinatezza. Certo. Ma lo sai quando pare fetta? Tante, bello specchiaraglio. Va, e mesi di fare un cretino, vai! E ce la pigli le valigie a tozzi? No, 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 le valigie non c'hanno a pensare. Io la stassi in una carrozza? No, no, sono al sicuro. E allora le devo pigliare, zio, certo, no? Non gli la pigliare niente, Teresa. Ma dico, ma perché la stassi in una carrozza? Arre,
soprattutto con il cocchiere d'occhio e favo. State tranquilli che le valigie sono a posto. A posto, amico, ma giusto quello da tua casa, dove le metteste queste valigie, cola? Che bella Dio, le mise, le ho conservate in un posto sicuro. Cola, amico, c'è paura che ti successa che cosa al viaggio, eh? E non vuoi parlare? Cola, che ti facesse per favore, Mallo? Cola, amico, questa è che è pensata, col soltaro, ti svaleggiare, non mi dici niente, cola! Cola, che dice? Ecco, è ora che... Michelino, alla questa parte! Vieni qua, donne vai, vieni qua! Non è pieno di bai! Ma vai a la porta! Ma cose di fuori! Oh, la donna che c'è queste valigie! Ma quale valigie? Ma chi? Voi avete facito una tragedia greca? Cola! Tutto solo, perciò non ti confide, quello lo sanno, stanno con me! Ma che c'è quello sangue? Parla con me che sto giocando! Ma no, con me stanno confidando! Papà! Papà! Che? Un delegato! Un delegato! Un delegato! E che vuole gli altri? Un delegato! E domani, ma quando va un delegato dentro la nostra casa? Cola, tanto Dio parla, che è successo? Cola, che come l'altro, cola, per favore, ma che carità! Che cosa c'entro io con il delegato? A te, a chi vuole sul delegato? A te, zio! Zio, ti sento mio, ora da resta, dove? Vabbè, e tu magari ci dicesti che era cappello? Ma che ne sapia io? Ma che sta succedendo, dico va? A cui c'è il suo delegato? Senti qua, facci tu gioco con il suo delegato, va bene? Ma spruggio io. Hola, c'ho tu Rico Arrigo, ma con tuo cognato non ti confidare. Ma che mi confidare? Un papà che sì. Ma sono confici io. Facitelo già, se sono delegato, e vedremo se ho confici. Prega, signor delegato, favorisca, si accomodi. Mamma, non dici sta mia. Chi fece, me frate? Niente, signora, niente. Cosa di un momento, non si preoccupi. Sì, ma quando mai il delegato dentro la nostra casa? Mi perdoni, chiedo scusa a tutti, ma non ho potuto fare a meno di venire a disturbare il signor Duscio. Mi duole proprio averla incomodata nel momento che facevate toletta. Così, signor delegato. Che fece, mio frate, signor delegato? Ma che vi a fare, babba? Che vi a fare? Niente, signora, ha ragione Don Cola. Oh, signor delegato, mi scusi. Cerca di me? Sì, cerco proprio di lei. Si accomodi, si accomodisca. Ma non avrei mai immaginato di disturbare così tanto. No, non si preoccupi, non si preoccupi. Versi, versi la sua parola con tranquillità, versi. Versi. Un'informazione, una semplice informazione, se crede. Da me? E di che si tratta, delegato? Sarà, l'ho fatto delle valigie. Caspita, queste valigie. Quali valigie? Ma quale valigie in palla? Che ci ingugia, Gio Cristiano? Non so se sia opportuno parlare qua. Davanti a tutti. Davanti a tutti, dico, ma neanche se la sua famiglia, no? Tutti i parenti, sa? Certo. Dico. Ma perché si tratta di affari segreti? No. È di ufficio? Nemmeno. E allora versi, versi, delegato, spifferi, spifferi. Versi. O ecco, la spiffero io. Lei, egregio signor Duscio. Prego. Ha viaggiato insieme ad una giovane signora che è arrivata con la sua stessa vettura corriera. Dico bene? Sì, una distintissima signora romagnola. È sicuro lei che sia romagnola? Lo stesso nome lo dice, Milla Milord. E appunto, perché si fa chiamare così, dubito che sia il suo vero nome. Non si tratta invece di un nome di battaglia? Clementina, ma dacci un'occhiata a donna mia, la cucina, corre! Ah, scusi, e le donne non è che vanno al fronte, è delegato. Signor Duscio. Che mi dice? Intendo dire, nome d'arte, concerto, café chantà, via. No, signore.
Questo è il suo vero nome. È orfana di un colonnello del genio e della contessa Verzellini, viene dal mare. Maggiorenne? Forse, credo, sì. Forse, crede o sì, si decida. Sì. Sì. Se viaggia sola è segno che è emancipata la signora e quindi è maggiorenne, no? Ma scusi, ma lei perché lo vuol sapere da me? Questo non ho il dovere di dirglielo per ora. E se non le dispiace, cos'è venuta a fare qua la signora? Ma cavaliere, ma questo interrogatorio lei... Perché non lo va a fare alla signora? Ah, giusto! L'ho fatto, per questo sono qua. L'ha fatto! E con quale diritto? Signor Duccio, se l'ho fatto, segno che ne avevo il diritto. Ma per quale ragione? E in forza di quale legge? Questo non ho il dovere di dirglielo. E io non ho il dovere di dire niente a lei. Oh! E mi dispiace che ho parlato troppo già. Oh, ma chi è quello delegato? Ma quello delegato, ma quel cazzo di parichetto delegato. Ora ti faccio vedere come lo metto io a tappo. Se lei è delegato, caro signore, lo sa che io vengo da Roma, dalla capitale, eh? Ha capito? Per dindirindina, che fanno i giochi? Che ti possa ho capito, signor Duccio. Io volevo farle una cortesia. Lei la prende così. Non mi resta che chiedere scusa e andare a fare il mio dovere. Dopo però non deve dolersene. Ma scusi, ma lei perché lo chiede questo? Che la cosa signora, la signora ha tirato un colpo d'ombrello in faccia a Don Gasperino Saglimbene, il figlio del sindaco. Quando? Un momento fa. E perché? Perché, dice la signora, Don Gasperino la insolentiva. Ha fatto bene. Chi? Don Gasperino? No, la signora. E se c'ero io, la secondavo. Lei con l'ombrello e io col bastone. Io sono qua, egregio signor Duccio, perché la signora mi ha detto che lei la protegge e la garantisce. Lucino, manda chi tu manda! Ehi, Michelino, secca! Qua picchia per una scatola di sigaro di prima qualità, capisci? Però gli muoviti, ora! È vero o si tratta di una millanteria? E se non fosse vero? Segno che dovrei farla rimpatriare immediatamente. Ma per quale ragione? In forza di quale legge? E con quale diritto, Ma com'è che lei, signor delegato, funzionario di pubblica sicurezza, si mette a disposizione di un ragazzaccio qualsiasi, Forse perché è il figlio del sindaco, della prima autorità del paese? Mannaggia di pescetti, perdi indirindina. Signor Duccio, il mio dovere non me lo insegna proprio nessuno. Quando avrò sbagliato, pagherò. Ma lei piglia una cantonata, caro cavaliere. Si tratta di una signora distintissima e per bene. Se si lasciò andare con l'ombrello, è segno che quel mascalzone l'aveva insolentita. Ma in tal caso, caro signor Duccio, devo ammettere come vero quello che la signora mi ha detto di lei. E che le ha detto, scusi? Che lei la protegge e la garantisce. Come la mia persona. Sogno, guarda! Stai calendo, quinto piano! E conta, cogliere, ti faccio vedere, ripetere, bravo! Come la mia
mia persona. Ho capito, signor Duccio. Quando è così, non mi resta che chiedere scusa e togliere il disturbo. Signora, signor Don Lucino, signor Duccio, arrivederci. Scusi, signor delegato. Dica, dica. Mi scusi se le ho interrotto l'applauso. E lei una cosa me la può dire, no? Che successe, Macello? Come? Dico, ci fu subbuglio a Molino? No, no, per... C'erano terze persone curiose? No, nessuno. All'albergo? Nessuno. E allora lei, scusi, com'è che si trovava lì, eh? Io, caro signor Duccio, ci sono ad ogni arrivo di vettura corriera per controllare il transito dei forestieri, insomma. Ah, sta bene, grazie. Del resto la signora in locanda ci starà ben poco. Domani passerà a casa sua e il paese imparerà a conoscerla e a rispettarla. Viva la faccia, caro delegato. Di chi? Di tutto, anche della monnezza da lassù. Lassù? A Roma, a Roma, a Roma, signor delegato. Caro signor Duccio, creda pure a me, tutto il mondo e paese. Di nuovo. Bene. Passo le notti interi senza sole e incitò io contemplando. Allora era meglio che morire. Passo la notte sino morto. Astura fosse morto, morto, seppellito e putrefatto. Io ero destinato a morire 48 ore dopo arrivato a Roma. Facetevelo conto. Mi portassimo un lutto di 5 mesi e 27 giorni. Astura avessimo fatto un bello mausoleo con su scritto una lapide: qui giacciono le spoglie mortali di Nicola Duccio, Occidente, a cura del medico Don Mariano Be- no, chi non ce l'avessimo viso, e chi avessimo detto o morto è morto, pensiamo o vivo. A storia mi portassimo belle ghirlande, belle ciuri, belle lumina. E poi anche un ballate, no? Ma come a dire, come a dire, non sapevo dove può arrivare, come a dire. A mia mi spaccaro, di qua fino a qua. Ah? Ma resta una cicatrice, cara sorella, che fa scandare solo a tagliarla. E il problema è che tu, anche se me soro, sei femmina, e non te la posso fare a birere. Ma a ti, a Lucino, che sei mascolo, io te la posso fare a birere. E te la posso fare a birere. No, te la faccio. Ma lei è dopo, ci credevo, basta, non ti sbogliate. Oh, bella madre. Mi levaro tutte cose, fegato, pormona, burette. C'è un balleggiato. E poi altri, un maiutato per niente. Ma che mattine, non ne vuoi apparare, spiegate meglio, un bel giovane, vuole che? Che ti succede io? So che tutto sto discorso, tutto sto discorso dell'operazione, poi sono cucciato. Ave, ore che cerco d'aiutare. E voi altri,
mi lasciata così, come un bollicino in mezzo alla stoppa. Ma se tu manco parli chiaro, c'è ferro in donna lo discorso. Chi c'entra sul discorso dell'operazione, Teresa? Come che c'entra? Capite che ora sogno Napoli. Ah. Perché a me non mi mutano solo le interiora, mi mutano pure... Le sentimenti, ne stiamo per sforello! Ma che cretino, non esageriamo! Mi hanno cambiato lo spirito, certo. La mentalità, ecco! Oramai! Mi sono fatto altre abitudini, altri bisogni, va! Bisogno di compagnia, per esempio! Ora senti, cara Marastella, sì. Tu mi rispondi a una domanda. Sì, io invece di tornare qua, ma avessi arrestato a Roma, tu che avessi detto, ah? Che dai a dire? Ognuno è padrone di stare dove vuole. E cucco vuole! Ah, vuole, stiamo già sendo un carreggiato, sì. Ora io ho voluto scegliere la via di mezzo. Certo. Me ne tornavo alla casa perché... Le mie interesse sono qua. Ma per vivere all'uso mio. Continentale. Certo, che è l'uso civile. È l'uso civile, a cui consiste? Che tu ti pigli una femminata? Distintissima. Tu ti sapete quenne con ne. Distintissima. Per diventare la zembella del paese. Distintissima. Ma si tratta di una persona rispettabilissima. Cola. Abbasta solo che già se ne vedi cottia, rispettabilissima. Perché il sogno è, Lucino, dicelo tu. No, certe cose è meglio che te la sperugliate da frate storno, un menoce. Ah, cos'è? Cola, diciamo nella verità, cos'è? Sei un uomo anzianotto, con vuol dire di aver avuto la innamorata, né per la tua bendizia, e manco per la tua gioventù. Anzianotto, e intanto io... Non mi sento di un'età esagerata, va. E poi mi sento più giovanotto di tante picciottete morbose che ha in questo paese. Che tornate a fare tu? Passate a parte. In continente dove ci sono le donne intelligenti, non fanno come cae che si attaccano ai morbose. In continente le donne si attaccano preferibilmente all'uomo maturo, all'uomo serio, e al senatore, al deputato, all'onorevole, alla persona con i capelli grigi, brizzolati. Ah, dimmi una cosa, sta a Roma come a lontana? Perché? Chi ha? Caccia pandice pure tu! E poi io da domanda dico, ma perché dovrebbe formare lo scandalo del paese? Un paese perché non da lì le scandale che c'ave qua al lato, per esempio un vecario con donna rosa, vediamo oggi, perché non da lì a Don Leborio, che se la fa quello bacio e la soggera, o ai fratelli Caruso, che può spartasi l'eredità se pigliaro a moglie e due. Ma lo piccinino che ne sape che ho sarei dietro mia. Non è vero, perché chi è cresciuta tutta la chiesa. E perché so cresce più storto di un ferro di cavallo e più gesuita di Dio. E sveltiteli, scioglieteli ragazzi, sveltiteli. E colà, con tutte queste novità che portate in un continente, è meglio che arriviamo a una conclusione. Ecco, tu, per quanto posso capire, ti va a fare la mucia a casa. Ma che dici, bestia? Se vedi con capisci niente. No, stavolta bestia sei tu, perché mi sono capito perfettamente. Voi altri una vita fenere, io vi voglio bene sempre. Certo, che ci trovi adesso? Quando te ne vuoi dire? Ora stesso, però prima mi farò un bagno. Un bagno? Ma quando mai tu ti hai fatto un bagno? A fine ottobre. E andate a Roma e vedete i cristiani sempre all'acqua come i cani caccia. Un bagno una volta l'anno. Vabbè, più tanto ti mando tutte cose alla locanda. Ma quale locanda? Perché? Alla casa. Alla casa? E onde sta casa?
alla mia casa. Ah! Che non faccio un casino alla compagnia? Da torne! Ma perché è un logico, no? Ma non tanto logico, veramente! Dicillo! E perché? Dico, se come avevi detto che sta casa ce la stava a Clementina quando si maritava? Ma perché si sta maritando? No! Quando si marita, adesso io e Casilda. Casilda! Tu, nella tua casa d'unni ci stete, sa femminanza? Stentissima! E mia figlia già ha fatto giacere! Ah, boh, non ti preoccupare, lo sai che facciamo? Chiamiamo un vecchio che lui sa fare con Donna Rosa e ci facciamo benedizione. Eccola, la casa è tua. Mi può fare che tu che vuoi. Ma tu, non ci pensa lo fatto che se non sta casa faccio lo casino di compagnia, ci sarà un taglio e cuse da mattina fino a sera? Senti, Marastella, mia un anno, ne so cucuseme, ne so cucuseme. Oh. Zio, torna a fare l'albergo. Fallo già, se te, che vuole. Già, Orazio, già. Che c'è, Orazio? Facciamo le mani a vostra signoria. Dimmi. Ah, signorina disse, o possia vada o ida venica, picchi da sola si si dia. Veni da ca! Veni da ca, donne, di già la casa! Buono! Si chiesa sanifica, avvicinare l'ombra! Ma... ci faccio una coglietta a voi! Ah, tranquillo! Buono! Sta facendo il dollo! Un bene, no! Veni da ca! Togliela! Orazio, vieni qua. Dirai alla signora che fra non guarì sarò costì. Asti cazzi! Ma che babbo mio! Dici che stai venendo, va! Ah, sì, ma lei che lo poteva dire prima, va! Arrivederci! Ora io sempre la cosa lì. Era meglio che moria, no? A mia. Mi spaccaro di casa. Mi ne scero tutte cose le fuori. Mi levaro burmuna, figa, di muretta. E voi altri non mi uscite nemmeno. Fatemi vivere a modo mio. Continentale,
che è così entusiasta di sto continente? Chissà, ci fa fare chi tu che vuole. E io è capace a maritare Silla, e chissà sarà il corpo penale. E chissà non tornava più, se mise fuori di casa. Io che non aveva nasciuto mai. Oh, e da se mise, 7 litri. Sì, sì. E tutte donne si faceva mandare le sorte. Ma tu non la sai tutta, che dici? Sparti a chi di che si portava, oh, e se ne portava assai, si fece mandare un notaro a chi? 7-8 mila lire per giunta. 8 mila lire? E neanche perciò tanto orbe, non ne l'abbiamo immaginare. Ne l'abbiamo immaginare, sì. O sai so cosa vi a fare? Che ne vota che partia, soperava, dico, passate 20 giorni. Cioè io, e lo pigliare, appena sì. Solo lo signore lo sape, so che t'avessi come nato voruto. Manco tu, si tanto dito vedo mio, ti canuscio. Non ti scordare lo fatto, da ballerina di Catania non ti scordare. Ma ancora ci pensi, Chisto fu un peccato di gioventù, senza conseguenze. Senza conseguenze perché ci sogno io. Come faccio a usare la musca a caponato? Tu scordaste? Io non so scordò sicuro. Ha buscato tante dita legnate che abbastano per te e pinta. Senti, Marastella, un t'azzardare a nominare lo fatto della ballerina di Catania davanti a tua figlia? Picchia, se no io divento un pazzo, E di non ne vengo, Domolino! Domolino? Papà, ma è vero che lo zio si andava già a stare andando a casa? Cosa ti sta chi ha? Michelino! Panza lento! E a te la puto dirsi, Uzzucola, mentre ne scia. Spero, disse, che magari tu mi vieni a trovare alla casa nuova. Non t'arrischiare, piccere! Un momento! Un t'arrischiare fino a un certo punto, dicono. Non pretenderai mica che si perda il contatto con tuo fratello? Quando ne vola vivere, vieni in duca. E se un bene? Dico, e se magari venisse, di sicuro non ti viene a conta so cupomina alla sua casa, o da signora! Giusto, dice papà! E invece, è nucio! Non c'è tu so! C'è compagno! Clementina, passata a panna! Ma lasciala stare, lascia! Ma chi c'ha moglie sembra un sole con sculapaccia! Giusto! Ma come stai parlando? Come fai a parlare tu? Ma santo Dio, pare che fossimo da un monastero, ma fa accomodare a tutti! Ci volevo, papà! Mi, scaltriscila! Ma messi scuola, tua cognata, a te! Puro tu! Ma un poco d'aria continentale, dico un poco d'aria! La sta casa male, va! Onni fascisti! Voglio educare, puro tu! Le tua figlia alla continentale! Ti disse no! No, ma che tu che è giusto, però! Oh, io, bella madre! Carinta, sento aria le bastonate, sento! Vieni qua, va, vattina da panna! Tu vattina da lato! Vieni qua, tu, lascia vedere a tua madre, ma sembra così con le nuove donne portate, vieni qua! Vieni qua, vicina, di cugna! Ma... Ah, vediste? La signora? Come, come? Magnifica, po'! Pare... una cazzata! Magnifica, papà! Pare una cazzata! Cosa le insegna questa espressione? Clementina, te ne sei passata a panna! Un moglio che sente questa istruzione! Ma perché? Chi c'è di malo? Tutto lo male possibile e immaginabile! Oh, ma come fai? È sempre patina da panna e patina da panna! Non posso sentire ma niente! Pare che fosse una piccerita! Oh, ma sì, pesante! Bravo, bravo! Io sogno stufa! Stufa! Stufissima! Scansissima! Quando mai magari è sconnuta così, chissà! È buono,
Che te la può dire? Che andiamo? Quanta? 25, 26 anni, poi. Ma io sono una picciottetta, Ma che se la vi pigliare, vecchia donata? Oh, bella madre, oh! Com'era vestuta, com'era vestuta? Via un abito, una cintura, che ci sbattia di qua e di là, di qua e di là. La camicetta di velo trasparente, scollata fino a qua. Fino a donne! Fino a capo! Ma allora non avevi la camicetta! Pura, pura! La veste curta, le scarpe a due colori, lo cappello alla bersagliera. C'erano quasi sette, ma! Sette! E quasi sette traforate! Una spica! Carrancicava! Fino a capo! Fino a donne! Fino a capo, ma fino a capo! Ma visto la pittavo e la spugnavo con l'occhio! Ma come facciste a bere tutte queste cose? Avete scinnere della carrozza! E poi? E poi la vittire alla locanda! Dopo! Dopo s'affacciava lo barcone. E tu era da sotto me la può bere le porpe dicendo ma sogno meravigliata che vista e che memoria che ha questo figlio mio. Cara Marastella, io mi radico sempre più nell'opinione che non bisogna perderne il contatto. Dico, della signora, dico, di tuo frate, si capisce, no? E come lo volesse mantenere, sto contatto? Semplicissimo, dico, tu, madre di famiglia e donna di casa, è logico che la casa di tuo frate non ci mette manco un bere, giusto? Ed io sono il primo a proibirtelo. No, non ci pensa a dirci, puoi stare certo. Benissimo, meceo. Ci posso dire? Donne! A casa tuo frate! Con chi t'ha da dincia? Ma io sogno uomo, dico, ma chi c'ha pizzo? Magari, chi c'ha pizzo? Già! Chi c'ha pizzate? Sente qua, Lucino, ti lo stai dicendo qua, ravanta tuo figlio, se solo ti arrischi ad avvicinare tanta casa, vieni fino a te. Ti scrappo come una volta salvaggia, ti lucio come un pallone, non ho tanti di delignate, che tuo compare farmacista c'ha la stella in signorna, a mettere a posto, lo capiste? E quanto a chi? E te? Non ho care con tua madre, che è meglio, ti faccia bene le cose le pazze, parola d'onore! Non ti scordare l'ho fatto da ballerina di Catania! Papà! 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 E poi! Ma che è sto fatto da ballerina di Catania? Senti! A domani mi è andata a volta l'ho fatto dalla balleria di Catania e chi sta della mazza in testa? Questa salsa è venuta! Ora io vai un nozio, Mario. Io tu mi vedavo, no? E io ce vai. Domani mattina ce vai, sì. Domani. Ora stesso ce vai, ora stesso.
prende un corrido di stella negli occhi tuoi blu. Anche se a verno il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché soffrirà. Chi è? Ma io! Quando mi capita un compagno secco, macchiana la preme e l'ufritto. A questo punto, fosse meglio che ci fosse solo tutte le volte, sia che a Yoko, sia che a Nolai. Ai, Satoko. Ma sta sentendo, ossia, ma quando se ne dice non rendola. Sfido, povera gente, tutta la loro vita è concentrata a loro. Non hanno mai viaggiato, non hanno mai vissuto. Quando un sa giocare, o una bella testa lo gioco, un sa senta. E ma non è felicità. Ma con l'emporio dico, ma perché un venite a giocare allo tavolo con un sette scientifico? Già. Che infatti scienziate vedono. Ti rubano magari cantonere, caro dottore. E morite a me, forza, ora che siete ma speriamo a Dio che giocate buono. Oh, si bene. Chi se ovire, a cominciano del tuo bestia del mio cognato. Sono bestie di conseguenza, va. Allora, che facite? Basta! Allora chiamo io! Oh, cornuto il governo! Mi ha da compagno di faro sogno! Lo scegliamo! A quanto io manco per compagno di faro! E lascia ballare! Devo lasciare ballare! Meno male che è l'ultima partita! Ah, meno male! E chi chiamate voi? Pascuno! Allora! Ecco! Avete che sei passato! Dico, ma se hai solo visto una manata di lisci, che c'ha a fare? Papà, arrivo un attimo a casa del suo colletto, va bene? State gioco che sta mandando a un'altra parte. Ma non è state qua, Michelin, non viene qua. Viene qua nel tuo zio. Un momento, come hai giocato? Viene qua. E certo! Ma se mentre uno yoga va a pensare a 3.000 cose, a così. 1, 2, e ora ci sei tu. Ma sta attento, perché chi è? Pare con ci colpa, ma cappotto ne fa. Io non ho niente. Ma che ci aveva ieri a fare a casa di Milla, va? Ci aveva a portare certe notizie appunto alla signora Milla. E di che genere? La decisione che vogliono pigliare in dal circolo, zio. Chi da buon fare da sere sane, va? E tu che ne sai? Come che ne saccio? A riunione a casa mia, se dice, no? Quando sento a riunione. Fare una cosa, diciamo, spallacio, fecero fare a domanda di socio lo tenente, zio. Quale tenente? Il tonno Canucci. Chiedo che viene 3 mesi in arre, quando tu eri a Roma. E fecero tutto sto macello per un fare trasera a Milla a casa. E io ci faccio fare domani? Non può essere, zio. E chi? Lo statuto non ammette soci femmine. Vabbè, i femmine possono già essere, sì. Ma coloro sono mogliere, soro o figli e nobile dei soci. E figlio tutto sammuino per fare bene a Milla casa. Ma vuol dire che io mio marito e la faccio trasere come socia imperativa? Un cabono, sì, è buono questo. Ma e tuo padre è un capro? No, che c'entra, no? E più accanito su Don Liborio? Sto cretino! Ah, mamma! Ma solo! Sangue contro sangue! E la moglie di Don Filadelfio, sì! Due mogli in navigizio, due! La madre! La sogna! Signore!
signore me, che gente, signore me, meno male che tu. La crescendo in una già maniera. E ti voglio dare un'educazione continentale. E se io do un monno, te ne viene a casa con me. Grazie, zio, grazie. Ma che dici, ci arrivo a casa? No. Non gli arrivare a Nord Panna, perché a Camora non ci voglio fare sapere niente a Milla. Aspetta del dare. E che vuoi? In dovere? Sinto Gileppo! Oh, ma che vuoi tutte e due? Oh, simpatico uno è sta zia. Ah, e dice non vuole pute? Piace che sta zio. Sentite, io non è un da zio, capisco? Avanti, non fare l'uomo! Ma se si è natonato pure le mura! Ma è da far sparare, scimunite di guerra! Gesù! Gesù! Che cose! Signor Gentrini! Ma cos'ho sti popoli balcanici? Sti bulgari? Sti greci? Ma cos'ho? Armalo selvaggio, ma che ti succede? Carissimo! Ma che macca è? Chi non armale vero? Calao, signore me, calao! Capporto pure sangue! Turno! Mi giravo da follia, all'ultimo, l'unico che perde qui è io che ci potessi dare lezioni di gessetto a tutti noi, va? Ma voi, caro Don Liborio, e dopo non re solo ci va a lasciare, ah? Ora dopo me, cognato, aveva ragione. Il re solo non si lascia mai. Andate a Roma, andate. Andate a Roma. Io, caro Don Cola, vi rugno lezione magari a voi. Bava. Se ne ca, cosa tocca fare? Fai un sabato a chiesa? E ci dice a tuo maggio che se vuole venire a trovare a Cola, vieni ora a casa, capisci? Non c'è meglio occasione. Ca. Ah, Don Cola, stabilita. La signorina disse che Bussia l'aspettate qua, picchida ora viene. Ma intanto dice che fici Bussia con lo passaggio. Con chi? Come riciste? Con passaggio. E chiedo che si fa dopo mangiare, va? Ma vai a Roma, cretino, vai a Roma e impara a parlare. Il massaggio! Uomo! Fregagione, va, Fregamente! Ah, oh, sia Don Cola! Massaggi fa! Tutti i pomeriggi, quando mi alzo dal pisolino. E com'è che vi fa? A vostra signora! Sì, è una buona mazzosa! Ah, chisso? E certo! Dirai, vieni qua, Orazio, alla signora che oggi mi esimo. Arrivederci! Chi desiste? Mi esimio, mi esimo! Mi dispenso, vecchie, mi dispenso. Ma che volete dire, armale selvaggio? Ah, io? Niente. Voglio dire, ormai facete tutto l'uso continentale, Massaggi, ballata, dopo Don Cola. E me ne vanto. Viva la faccia del continente, dove c'è gente voluta, distinta, che sa vivere, e non certe cucuzzuna esotiche come un ca. In continente dove ognuno si può fare l'affaruccio suo, anzi, c'è gente che sa vivere veramente, che non... È inutile che facete complotte ridicole, E queste sorrisette ironici che facete, Compreso star malo
E di gembia come cognato. Niente, che ha tutte queste sorrise e complotti dopo quando stiamo facendo? Ne state facendo, ma io vi talio e bevio. E ridere mia, mi compatite, povera gente, mi facite pietà. Anzi, mi facite pietate. Ma chi ci campate a fare, eh? Ma perché non mi sparate? E se una vita pistola va presto io? Vi suicidate in massa e ha rinfrescato un paese sano. E poi quando resti solo, che fai? Piangerò sulle vostre tombe, che è sempre meglio di piangere capo le vostre miserie. Ma per dire la verità, non gola, non ci può arrestare. E che compagnia sa portare fuori. Persona che sa vivere, persona progredita. Ma caro Don Gola, allora, siccome qua siamo tutti bestie e da sopra Gesù gente di progresso e di spirito, mi spiegate perché non arrestavamo da sopra? Caro mio, mi hai toccato proprio qua nel tallo, nel tallone di Achille, nella piaga. E perché l'affare mele mi interessa se non qua, se no io ricca non ci avessi passato manco con il direttissimo. Se è un direttissimo, va. La carrozza va. Io se benissimo un direttissimo, si tassero in terra come un pisci palambito perché ci pare che spirito extra terrestre. Ma che ci campate a fare, eh? E tu? Ma perché ti andavi come una scimmia, cognato? Io? Dico, a me dispiace, dico, che nel nostro continente non ci potremo, va! E bacia, armalo, bacia! Bacia, fai carte false, basta che ci vai! Vedete, per voi, ci volesse una specie di innesto, anzetata, come chiamate voi altri. Metà voi altri se andessero da Roma a fare un corso di civilitudine almeno per 10 anni, va! E l'altrettanta gente continentale venisse qua. Ma sicuro che qua diventasse un paradiso. Giusto, giusto. Io sogno d'accordo per questo scancio d'abitante, ma di una parte a nautica. Ma qua, Don Gola, avessi da bere solo femmine. Femmine! E quando venissero queste femmine qua e venissero a boiare a queste gonzate e questa testa, oh, se innamorassero a botta, ma solo se fossero orbe. Senza contare che li inghiovissimo rincia e ci mettessimo un catenazzo pure un finestrone per farlo affacciare. Ah? Isse, su un'esagerazione! Ah, sì? Ta la palla, che tu che se la fa con la madre e la figlia? Isse, su un'esagerazione, ma se ora dicissimo che ognuno si può farli comodacci proprio, senza che ci duna conto all'auto, senza che l'auto si incicano, allora, non è vera che la pensate all'uso continentale? Chi c'entra, armalo? Uno può fare i comodacci propri quando questi comodi non infelicitano gli altri. Ma se provocano danno e rovina ad altre persone, chi non è comodo, chi so è schiavitù, salvaggitudine. Ah! Lasciatele libere le donne, fatele svertire, fatele frequentare gente, vi rispetteranno per sentimento spontaneo del loro animo. Sì, per questo sentimento spontaneo del proprio animo vi mettono il ridicolo. Come ci mettono, armati? Levatevi! Come ci mettono, verino? Se vi mettono! Non vi ci mettono. La donna non coattata è più fedele di quella che tenete sottagliata. Questo è provato anche nelle mille e una notte.
La donna, per fortificarsi, deve vivere in mezzo ai pericoli e alle tentazioni e deve imparare a vincerle e a fuggirle. Ah, e se chi sta c'ha pericoli di ca e tentazioni di da, ci sta un bello musso pittato e niente, ah, ne ritroviamo con una mogliere libera, emancipata, ma cucchio corna d'un banano da toppa dente! Corna, 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 potente, corna! Vi compatisco al malazzo selvaggio, ma che va a dire, ah? Tutti queste sono belle parole, caro Don Gola, ma poi all'atto pratico cominciano di via. Cominciano di mia? Perché che ci impedisco io alla mia Milla di frequentare le persone che vuole, di vivere a modo suo, libera e leggiadra come una farfalla? Per mia se ne può dire in mezzo a un reggimento di soldati e si può fare corteggiare dalla mattina alla sera. Buono, Don Gola! Un diciamo fissarie, il l'amore di Dio. Sì, bestia, sì. Ma che volete dire, gente antidiluviana? Per essere corteggiata una donna deve essere libera, sciolta, avvenente. Tanto meglio per cola possere, si dice beato lui, uomo di gusto, uomo fortunato. Posso essere padrone di un grillo? Tu sei padrone pure di sparare te. Buttaglia nella miseria e non ti spare. Io ho un solo dispiacere, va. Che cai in mezzo a tutte queste bestie, queste zaurte. Non c'è uno, un armalo che ci sa fare un minimo di corte a una donna. Chi sto qua con un solitario? Chi sto che palla solo le zappone, le zatate e le figurine. E chi sto che con le barcane ca e le bulgare fa satare dall'aria pure le ardine dalla nassa. Tanto bestia di mio cognato con lo sigaro sempre mucca che ammazza moschitte la mattina e la sera. Chi sta di lui ca che fossero un poco più picciottelle, ma un fanno altro da mattina alla sera che cosere, scusere, cosere, scusere. Ma che volete dire, eh? Un malite manco un giovani. Ma che corte ci potete fare a una donna, eh? Ora io ho un solo augurio che faccio per il bene vostro e di tutto il paese, che vi viene l'appendicite. Partite per Roma, qui spaccano, volevano lo salvaggio di Rincia e tornate belle civiltà. Ah. Signori? Oh, tenente! Signor tenente, benvenuto! Le presento mio cognato, sa, anche lui viene da fuori! Nicola Duscio. Tenente Galieno Galetti. Piacere. Ai suoi ordini. Ah, dopo, Don Gola! U tenente, è continentale come a voi! Vi potete sfuare un cuore! Continentale il signore? Non propriamente, ma come se fosse, va! Ma dimora in continente? Disgraziatamente ancora no. Ma dico, è come se fosse. Vi ha dimorato molto? Sei mise, ah! Sei mise, ma tornao continentale, tonno, tonno! Ah, perfetto, signor tenente! Senza che ci facciate la ripassata, io sono continentale nell'animo, nello spirito, va? Insomma, per modo di dire. Che ben a dire, per modo di dire? Allora lei che è mezzo tenente? Cosa? Ma io, c'ho vice tenente a chi so, va? Sono continentale nell'animo, nello spirito, nella mentalità, ecco. Ha capito? E la prego di non confondermi con questi armali selvaggi. Mi stacchi, tenente, mi stacchi. Ma si ci è trovato bene lassù? Ah, benissimo. Viva la faccia, come dicono là. Altra vita, altra mentalità, altri gusti. E lei di che gente è, caro tenente? Eh?
gente bassa, immagino. Cosa? Si sente dalla gorgia. Ah, io sono Basilisco, di Potenza. Ah, e che cosa è venuto a fare qua? Comando il distaccamento. Qua? Che idea! Lo stacchi e lo vanno ad attaccare altrove! Qui si muore di ipocondria, caro! A dirne il vero, io qui mi ci trovo benissimo. Ho trovato tanta gente ospitale e piena di cuore. Ah, vista cosa qua, con le forestiere ne siamo tutte e scocchia la nicchia. Ma quando siamo taniati che non ammazzavo come l'armata selvaggia. Cavo forestiero, ci sta come o verme e no formaggio, va. Basta contalia i femmine, però, per non se ci fanno saltare la testa e lei fa cercare la testa e un altro vaggiore. Gente selvaggia, caro tenente, madre mia, come l'animale di foresta. Qua ci vorrebbe un bello rasoio e fare una botta di pelo e contropelo. In continente dove c'è gente veramente civile, non guarda se lei è ammogliato o è morganatico, non guarda se veste così o colà, se porta le scarpe di vacchetta o di coppale. Ognuno tira dritto per la propria strada, con la fronte in alto, più dritto, sempre più dritto. A lei c'è caro guardafoglio in terra? Mi piace postare mill'anni, lei ci va dopo mille anni e lo trova sempre in quel punto. Ci caro un centesimo qua, in terra non ci arrivo che già c'è un buttero. caro, che gente incivile, gente. Ma ha fatto molte amicizie? Ah, io non ho conosciuto chi non volevo conoscere. Mi sono fatto almeno 600 biglietti da visita. Uno conosce così accademicamente una persona, un caffè concerto, un caffè chantant, al teatro, e poi lo invitano a pranzo, a cena, e le fanno conoscere tutte le persone di casa. Pure le donne, sa? Dov'è, tenente? Ah, qua è. Anche le cameriere le presentano, la moglie. E lei le può corteggiare, non hanno nessuna gelosia. Lei gliele corteggia, gli fa piacere, anzi è d'obbligo corteggiarle. Ma lei ca i film nel punto di vire, eh? Sì, vabbè, ma ora questi problemi non ce n'è, don Colà, perché ormai c'è... La vostra signora! Ha sposato laggiù! No, 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 ma come se fosse! E convivo! Come? Ho fatto menaggio con una giovane signora romagnola che le farò conoscere. E che lei può corteggiare perché Don Cola permette, eh? Ah, ma non mi spingerò a tanto. No, 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 lei si può spingere, caro tenente. Si spinga, altrimenti la spingo io, capito? Si spinga. Ah, ci voglio dare una lezione di civilitudine a questi armali selvaggi. Hanno fatto anche qui l'altarino per la novena. Sì, la cona, caro tenente, la cona. Si fa ogni anno per la festa patronale, sa, vengono le famiglie dei soci, cantano la litania, insomma, piccole usanze di questi paesini, no? Oh, interessante. Ah, interessante. Anzi, patriarcale. E cale vanno c'è patriarchi, sono carrista, caro tenente, eh? Lei conosce i patriarchi, no? Sì, sono dei prelati. Come? Dei preti. Ma con c'è uffici tenendo a chisto, per sono dei limoni dolci, caro tenente, che nascono dall'innesto tra il partuallo e la Spagna. E un cretino che sei, vecchia. Ho capito. Tra il partuallo e il limone, va. I cosiddetti limoncelli. Oh, curioso. Thank you.
Tenente, le presento la mia signora Milla Milord, il tenente Galieno Galletto. Suo compatriotto. No, signor Cece, ho detto che sono Basilisco. E che ci fa? A Basilica non è contenente. Sì, a Basilica è tutta l'altare maggiore. Che bestia, compatriotto. Voleva dire a Basilicata, mi si impiccicava la lingua. Vedi che cura ti impiccicava, non la lingua. Ma no, Paola, non lo strapazzare così. Povero Cece. Su, avanti, venite qua. Sedete vicino a me. Ma allora posso sedere appunto pure io? Certo. Se non avete ancora parlato male di me. Vede come sciolta, eh? Che slinguagnolo, che dolcezza, che squisitezza. Altri mondi, altra vita. Ma come si può parlare male di lei? Oh, non mi avete ancora baciato la mano? Sì, Don Gola, permette. Gola, hai udito? Attendo il tuo permesso per baciarmi la mano. Che cretino! Bacia, bacia. E allora magari pure io. Bacia, bacia. O vedi come sono, tenente, eh? Forte che partono. Poi sapeva che va a fare uno. A vagliere, da, e ci va a girare un ruberetto, perché se no non finiscono più. Bene! Ci si è trovata bene lei qui, signora? Oh, benissimo. Per me l'età è una villeggiatura della quale avevo tanto bisogno, perché l'arte, sa, mi aveva un po' sciupata, la facevo con molta passione. Ah, ma la signora è artista? Ah, che vuol dire? La signora cantava lirica, lirica, cantava l'Ernani, il Mefistofele, la morte civile, l'Otello, è vero, Milla? Ah, ho capito. Quindi questo per lei sarà un riposo? Oh sì, un dolce riposo. Poi colà è tanto buono. Bontà tua, se sapesse com'è. Dolce, gentile, caro, indulgente. Non credeva, veda, di trovare in un siciliano un tipo così mite e di così facile adattamento ai nostri usi, se possiamo dire un po' spregiudicati, spregiudicati nel senso buono della parola. Non è vero, Nicolino? Levo meno! Sì, d'altronde è tanto carina la mia Milla, tanto dolce. Oh, sì. Ci siamo capiti subito, lo stesso temperamento, la stessa reciproca fiducia. Oh, è un uomo delizioso il mio, Nicolino. Cola, chiamami Cola. Ma perché è così tanto caruccio il mio? Ma non è adatto per un uomo maturo come me, è più adatto per un ragazzo. Uno piccolino, eh. Ma tu non sei gigante, sei minuto, fine. E del resto, cara Milla, non era così facile trovare uno spirito di adattamento come il mio, eh. Già, un tutti fuma un continente come a Don Cola. Sì, perché se chiessimo un continente voi altri pigliassimo un spirito come la mia, va. Io sono l'eccezione che conferma la regola, caro tenente. E io ci avevo la predisposizione, la fisicchia di un rollo. E io quando passavo lo scetto di Messina, appena annusava l'aria, ah, disse, casemo, a me casa. E senza scosse, ah, è vero Milla, ho sentito certo, scosse. E difatti anche per l'accento. Già, non si sente che Don Gola è siciliano. Chi c'entra?
Ma che dice? Uno che non conosce dice questo è toscano. Allora compano, Don Cola ha preso l'accento veneziano di Malomocco. Certo, non si sente che si sente. Si sente, cretino, un poco, ma si sente. E che io col contatto poi ho la facoltà di prendere subito la gorga. Per Vitellina, che famo? Di giochi? Basta così. Che ti posso. Cola, venecca, speruglia, devi giunta, muovete. Chi c'è? Fa conto che ora sta venendo la stalla, giusto? E io penso che caso c'era che guaio, capiste? E per chi? Per chi? Usano la stalla, no? Se appena si arrecampa a Carincia e si viene la signora, succede che parapiccio, lo capiste? E allora, guarda che vi mettiste con testa, ah? Neanche, tu solo te disse, lo sai come va la stalla? Tesoro può comandare la sua casa, no? Non qua. E poi io testamento ancora non ha fatto. Ma chi c'entra testamento? L'importante pure è che la signora e Marastella non si incontrano a Carincia, lo capiste? Per l'interesse di tutte. E che pretendere mia, va? Che me ne vai con Milla? Che buono? No, chi sono, però dico, se può trovare una scusa qualunque, no? Per far passare la signora Darigia, la sale Berardo, per esempio. Trova la tua scusa, che a mia sei pagliazzato, non ne sa più fare. Ma io non ci ho parlato mai con chi? E parlaci, bestia, parlaci. Un temuzzica, parlaci. Armalo selvaggio. Ma che ti pare che di perdere la reputazione? Ma di uomo civile, di buon padre di famiglia. Parlaci. Ah. Signori, cosa vuole fare una bella partita a biliardo, eh? Serio? Tu, Yoke? Perché no? Ah, e lei, signor tenente, mi gioca? Ah, volentieri. Perfetto, perfetto. Cece, tu, Yoke? Si gioca Sasa. Sasa! Sasa! O piccirito ha sballato tutto, figli cedo, eh? Sasa! Ma che vuole, come si? Me la fai la partita, Beleardo? E passa avanti con l'arrivo, va. Signora! Non te muoce, male. A lei le piace di vedere giocare a Beleardo? Certamente, ma mi piacerebbe di più giocare, veramente. Gioca lei? E come? Con la stecca, all'italiana, alla carambola, alla gorizia, alla tosca. Allora c'è meglio occasione, se vuole essere una partita. Sì, andiamo. Perfetto. Goriziana per tutti, tutto a tuo lato, forza, Goriziana a tuo lato, Beleardo, forza, dai. Goriziana per... Torni stesso. Carino a giocare a Goriziana. Sì, perciò, ma fa conto che viene Marastella, no? Appena arriva qua e non trova nulla, che fa? Piglia e se ne va ditta a ditta a Carincia, una sale Beleardo, lo capiste? No, caro mio, tu devi stare qua, per l'interesse di tutti, te lo dissi. Te vedremo! Tenente! Tenente! Ma che sta a fare con gli occhi sull'ingresso? Attende qualcuno? No, signora. E allora, su, andiamo! Goriziana per tutti! Si spinga, tenente, si spinga! Altrimenti la spingo io, no? Ancora! Laggiù una mia possia! Viva la faccia! Benedetto sia il continente! È ancora visto! io a stare qua a aspettare a mezz'ora, ma dico certe cose un... E voi vignocate, vero? Non si! Picchio! Sogno di chitte.
che non ci sape trattare quel signore continentale, ah? E perché? Poi un messaggio preparati di mezzo toscano. E manco da birritta. Sì. Ma sogno di chitte con una perdita. Da confusione. E non mi perdite manco voi, se no si perde la razza. Razza siciliana. Antica. Caro Don Cola, e me ne vado. Donne! Tuo padre! Ovvio! Oh. Ca, è stato occupato, è stato! Come la zia la pasta! Con permesso? Oh, nipotetta mia, che sei bella! Come un giore sta qui senno, sa nipotetta! Come sta, zia? Come stai? Buono, mamma, tu? Io sogno da panna, va bene? Sì. Io aspetto solo le tue comande. Comande? O zio fa comande? Anna nipotetta così bella, o zio fa solo preghiere, eh? Dimmi una cosa, vieni qua. C'è niente più aria, eh? Di che genere? Di genere di figliolette, picciottette, eh? Ci sai cosa tu? Da sempre pronta, eh? Niente ti disse Lucino. Lucino? Niente, perché? Clementina! Passa un momento da banna, che... Aspetta, non ne vai, ora è, non ne vogliono da banna, stanno giù. Perché la ferme? Perché? Perché da banna si sta giocando d'azzardo? Ah, lo solo, tu che? La festa russando, hai Lucino la vista? Non ne vai, Lucino non c'è, non ne hanno da banna, non lo saccio, non ne sono io. E Michelino si sta giocando lo mazzo, ci ma levati, che chi sa va a giocare Michelino lo papato, che non ne venga. State qua, come a parlare le cose importanti. Vieni qua, ne potete, assettate qua. Allora, parla. Che c'è? C'è cosa? C'è... una nuvoletta. Lontana, lontana. Di buon tempo. Pare. E di che genere, eh? Si chiama il tenente Galieno Galletti. Allora non volete qua vicina vicina, non è lontana. Ma no, una persona a tastare il terreno. A occhio e croce, un fusti tinto. Ma che sapevo? Si è giocatore. Se ci piacciono le femmine? E ci piace, se non ci piacciono i film, si piglia un cane di caccia, no? No, me ne pote, eh. Ma vedi che discorsi ma... che fa? Oh, sì, sempre lo stesso. Dico, tu che dopo un suo continente, conosci a tutte, o potessi pigliare informazioni? Ma che ci pare un continente è come un'isola di Pantelleria, che c'è quattro scecchi sole? Un continente ci sono 35 milioni di cristiani, va. Ah, la nuvoletta, eccola la nuvoletta. Signora, signorina. Signor tenente, a quel che vedo, lei è amante di gioco, è vero? Ah, ma il più, signora. Tanto è vero che avevo iniziato una partita così, per far contenti gli altri. E ora la continua per me il signor Michelino. Beh, figlio, come? Signor tenente. Lei prima dice che non gioca e ora un suo iota ci fa pigliare notizie a mio figlio. Ma Michelino si sta mai... Ma che dici? Ma state dopo, ma devi disoccuparle. Parliamo le cose serie, parliamo. Che sa fa giocare da Michelino? Il tenente è qua per dovere di ospitalità, è vero tenente? Perché c'è un forestiero di Gran Michele che è venuto di passaggio, era qua, e il tenente per fargli l'onore gli ha fatto una partita. Come? E abbigliando. Ma si dice che da dentro si gioca d'azzardo?
Signor Tenente. Ma no, non so, signora. Io so solo che ho giocato a biliardo con quel signore di Gran Michele. Da Lazzando e da un vunno, che da porta, che da stanza, che da che dono a noi Ardino. Assetta te disse. E fa la persona seria. Ah, come gioca il signore, tenente? Ah, bella stecca. Ah, e lei non l'ha visto negli altri giochi, eh? Ha una cultura di gioco internazionale. Mi scusasse, signor tenente, ma a mia ora mi piacciono le persone che non conoscono nessun gioco. Manco l'asso piglia tutto. E mia figlia, ecco, mamma mia, siamo di razza. Ah, fanno bene, perché d'altronde chi ama il gioco non ama il lavoro. Io conosco il biliardo un po' così, come conosco la scherma. Accademicamente. Poiché è un esercizio del corpo, ed è bene che un ufficiale lo conosca. D'altronde nell'esercito è quasi d'obbligo, è vero? Certo. Tenente! Ma lei ha disertato il gioco, ma Michelino ha perduto per lei, sa? Su, paghi, paghi e venga a prendersi la rivincita, su! Ah, signora Lola, venga! Andiamo, prego! Venga a prendersi la rivincita! E chissà, sa signora che ha fatto il dopo e lo forestiero di Gran Michele! Parli lei, signor tenente! Ma veda, signora! Non voglio dire niente! Quello che vedo è che lei è una persona molto seria e me ne congratulo! Farà una bella carriera! Ma che mi dici? Ah, so che assististe, dico, a quale scandalo hai assistito? Eh? Voglio stare qua io! Donne già sono le forestiere di Gran Michele! Michelino! Michelino! E poi c'è la combattere con te! Accompagnami a casa, cammina! E quanto a te stasera, ti spirocchi con tuo padre appena torna! Ma signora, senta, la prego! La prego io, signor tenente! La prego di non rivolgermi più la parola! Perché io, un saccio leco è! A quale razza appartiene? E di ronne sbarcare! Amami! Arrivederci! Ma quale arrivederci, cammina! Mi meraviglio di Dio, che hai i capelli bianchi! Marciamo! Non se la prenda, tenente, non se la prenda! E veda, mia suocera, mia sorella, è come una suocera, però è una persona per bene, vedrà che tutto si aggiusta, non si preoccupa. Ma mi faccia il piacere, io resto stupito. Ma la prego credere, caro tenente, che malgrado sia mia sorella, io appartengo a un'altra razza, a un'altra mentalità, e... No, non sembriamo neanche fratello e sorella. Cavaliere! Cavaliere! Comandi! Due bottiglie ti vanno a letto subito! Subito! Venga, venga di lì, tenente, venga di lì, dai. Non se la prenda. No, no, io non vengo, lei vada. E io qua da solo non la lascio. Mi faccia il piacere, eh? Ma capirà, se avessi potuto dire alla signora che chi mi invitò a giocare fu proprio suo marito... Ma non si preoccupi, glielo dirò io. E vedrà che ho mantenuto la promessa, perché domani vedrà a mio cognato con la testa fasciata e la faccia piena di graffi. Venga, dai, venga. Thank you.
mi ti assisto, dai! Ma quale scandalo! Mi vergogno di vennero! Chi continua a vennere dentro a sto posto! Silenzio! Camina! Cattiglia! Non ci potevo mettere più bene il nostro decoro! Hai ragione! Ma hai ragione di! Ma so che mi ti assisto! Uno scandalo! Una porcheria! Sì, Mario! Falle finire! Ma se no, ti dimetti! Smettetevi tutte, va! Scandalo, scandalo, se signore! Ma scandalo, ma so come io! Ma se per le cose non s'hanno mai visto! Non so se viene il capo in legge soggiornato! La sua famiglia viene assistere a una funzione sana! E si devono vedere queste scene obbrobbiose! Ma ti viene a fare abbandonare le vostre case, eh? E ha ragione, le mogliette! O si finisce questa farsa? Oh, ne dimettiamo tutte in massa! E dimettetevi tutte! Pago solo io l'affitto di casa! Dimettetevi! Bravo, così avete a fare! Bravo! Anzi, domani apro il circolo a casa mia! Bravo! 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 Il pazzo socio! Bravo, ed è uno! Magari e sono due! Tenente, lei si fa socio? E per farle piacere, volentieri. Ah, bravo, e su tre. Da domani il casino è a casa mia. Perché mi servi così? Per niente. E che? Non te posso tagliare? Certo. Ma mi guardi in un certo modo. Che hai oggi, Nicolino? Che mi dire? Niente. Senti. Continua. Perché ti sei fermato? Che vuoi dirmi con quest'aria feroce? Ti sei pentito? A me non piacciono i pentimenti, sai? Ti volevo dire che...
finiscila questa chiamata di Nicolino, Nicolino, perché non sono quel Nicolino che tu credi, ecco. Ma che parlare oscuro che tu fai? Non ti capisco, se non ti spieghi chiaro. Che vuoi dirmi? Non farmi siciliano, te ne prego. E ricordati il nostro patto. Se non ti avessi stimato uomo di spirito, non ti avrei seguita fin qui. Ecco. Quando vuoi avere ragione, tu te ne esci sempre con l'uomo di spirito. E io per essere uomo di spirito a fare un Nicolino. Quando voglio avere ragione? Che significa questo linguaggio? Perché? Ho forse dei torti verso di te? No. Mi sono forse cambiato in questi 6 mesi? Non dico questo io. E allora? Sei tu invece che ripigliando l'aria del paese comincio a guastarti, a vivere di sospetti e di pregiudizi, a perdere quel bel carattere che ti eri fatto, no. Ma non sai quanto mi dispiace, ma per te dico... Che c'entra? Io carattere ce l'ho sempre. E com'è che dice, oh per dire, va... T'ho fatto forse qualche scena di gelosia? Ah, io non l'avrei sopportata! Di vivere a modo tuo! Ah, sarei scappata via! E allora, scusa? E allora? Che hai adesso, Nicolino? Io niente! In quella faccia? Ah, Ricchi, che faccia hai? Brutta e scura come la notte! E invece, guarda... Sempre così ti voglio, Nicolino. Ecco, vedi? È da capo. E che hai adesso? No, non hai niente. Non hai niente. Ecco, ma guarda quanto sei simpatico così. Ma ora, dimmi un po', briccone, perché te ne venivi pian pianino di là? Di io? Di che sospetti? Mamma, niente, che sospetto io? Vuoi forse negarmi che te ne venivi pian pianino di là? Perché? Perché ti volevo fare una sorpresa. Ah, che bello, che delizia, ma... Bada, che non voglio che spendi tutti i tuoi soldi in gioielli per me. No, no. Almeno per ora. No, non si tratta di gioielli, no. E di che cosa allora? Niente, una sorpresa, un fare e male. E dai, dimmelo. Un gesto di figurine, bastardino, ammazzo. Oh, che delizia. Però... a ricordare che si mangiano con tutti l'assa. Che pensi quando te li mangiavi? No, ma com'era buffa. Permesso è già senza annunciare tu. Bella madre, va, che cosa vuoi? C'è suo nipote Michelino, c'è. A Michelino, a bene pure c'è bisogno d'annunciarlo, va. La signorina vuole così? Ma certo, perché tuo nipote deve poter entrare quando vuole. E se mi trovassi in disabilità non potessi riceverlo. Fa passare. Voscenza, trasisse. Ma che ti è successo tu? Che ti è successo? Sono caduto, sì, dalla mula. E che ti faciste in tuo braccio? Mi sdollecai, zio. Come? No, una lussazione. Sì, un'illustrazione. Sì, una lussazione geografica. Bestia.
Perché ve ne sta a fare qua? Ah, così, zio. Ah, così come nato? Pena visita, no? Pena visita? O non era meglio tenere l'ospedale? No, colà, colà, lascialo stare. L'ho pregato io di una commissione. Una commissione? Ma potevate fare a meno di venire in quest'estate? No, non ci fanno. Avete fatto la mia commissione? Sì? Bravissimo! E allora su, ditemi il risultato. Venite con me. Ma che è? Cosa segreta è? Oh, certo, Cola. Davanti a te non può parlare. Su, andiamo. Perché non vi muovete? Permette, ossia. Vai, vai, vai. Ma. Ma non sei geloso, vero? Io? Sì. Io geloso? Ma. E allora? Vado, faccio presto, spero. Potete chiudere se volete. Ma quanto spirito però, troppo spirito. Cumanna, portami l'occhiale. A da banna, bestia. E la sala aperta la porta. Va bene, grazie. Prego, accomodatevi. Ma di che si tratta? Ti dirò tutto dopo. Per ora non posso parlare. C'è, sono cognato da Lucino. A posto, Simca. Fa passare. I tuoi parenti non vogliono che tuo nipote venga qui. Ecco di che si tratta. Ma come? Viene pure suo padre. Ma lo sai come sono curiosi? Non dire che Michelino è qui da noi. Lo farò uscire dalla porta del giardino. Hai capito? Ah, a me però mi sta parendo una casa di pazzi, chissà. Oi! Lusce cognato! Com'è? Da là! Si è restaurato! Chi c'è, eh? Così? Buono, buono. Tu sei buono? Un tanto buono. Come state, signora Milla? Ai, mi fa del male. Benissimo. E voi, De Lucina? Si è visto mio figlio? No. Accomodatevi. Non si è visto, eh? No, per niente. Cola, ma chi hai che fare stamattina? Sì, aspetto l'uomo per la paga. E voi, signora? Io mi annoio da non far nulla. Volete venire meco? Chi? Che ti dà risposta? Così? Meco, o meco, con me. Era lì, no, sì. Ah, vi conduco all'acqua rossa, ove si fa la levata delle capitone. Oh, interessante. Ah, interessantissimo. Orso, vestitevi dunque. Ma Cola, come si fa con gli uomini? Cola... Non li puoi rimandare a domani? No, chiede, se non pigliano i soldi, domani non possono mangiare. No, no, mi dispiace. Mi dispiace. Oh, per bacco! Ma io più forza, Cola, va bene? Ma
Ma come? Senza di lui? Perché? Temete che vi mangi? Con intenente Cola è geloso di mia. Cola geloso di suo cognato? Io geloso? Ma... E allora vestitevi che non c'è più tempo da perdere. Davvero non ti secca, Cola? Non mi secca. No, perché se ti secca... Non mi io secca. Io posso pure non andare. Non mi secca. E allora vado. Faccio presto, sapete? Sì, sì, bene, bene. Caro Lucino, vedi che all'acqua russa c'è umido, è arata, è tutta china di fango. Ma perché? Il duniate, diciamo a girappere, capora c'è la carrozza che aspetta. La carrozza. La carrozza è aperta, eh. È mille cagionevole. Carrozza quindi chiusa, a faccia del bere. E viva la faccia con contenente, Lucino. Ma perché dice così? Niente, è così, tanto per dire una cosa, va. Se era una siciliana, va, ci veniva in carrozza chiusa con tia. Certo, dico, certo. Nasto porco di paese, non si va a fare... Questo basta che c'è il nome della moglie. E lasciala stare, con la lasciala stare. Si fece un carattere sempre più permaloso e più violento. Che può fare, eh? E tuo figlio... Onne! Ah, poveriste! No. La verità, Cola, capo! C'entra, tu stai domandando perché la passai... Se, non lo voglio più con mia, si sta malasciata. Certo, un picciottello tenuto stretto, appena appa un po' la casia, pam, si sta a pisci malamito, ma ripiglialo ora. Da là che fai, mandami in locca. Senti, Cola. A me casa c'è ogni tu un po'. Tu a fare un piacere, carincia, mio figlio, non la riceverai più. Te ne faccio una questione personale. Ava avere l'affronto di un essere più trattato di tutta la parentela, tuo figlio e cane. Ai! Milla! Che è successo? Ma che fosse? Non c'è la capanna! Milla, che? Nulla, nulla, ho sbattuto! Oh, sbattuto? Sì, zabaglione! Milla, che? Ti hai battuto? Eccomi pronta! E dove hai battuto? Non ho proprio niente sbattuto. Mi si è impigliato il braccio fra le due lettiere che me l'ha stretta come in una morsa. Guarda, mi è rimasto un segno nero come di un gran pizzico. Ma come può ti succedere tutto? È sano! Non lo so, nemmeno io. E Lucino? Sì. Volete aiutarmi? Oh, certamente. Ma... Non così. Passate. Cola, mi raccomando, pensa a me. Che io penserò a te. Ah, ci vediamo. Faccio presto. Ciao. Forse. Ciao, ne. Cerea. Che sogno spirituale. Ciao, Cerea, divertitevi, ciao, ma quanto spirito che hai, è una bottiglia di alcol puro, va, ai, mi pizzica, Comanda, portami
una bicchiere d'acqua? Sì. È un lumione puro. Andesce. Ma per caso ave bile? Che ti vedessi in testa. Ai ai. O spirito è questo. La scienza finisse. Dimmi una cosa. I miei parenti sono assidui e carini, è vero? Ma che volessi dire questa cosa? Sì, la signorina fosse vero vostra moglie, non potete essere trattata meglio delle vostre parenti. Ma quale parente palle, eh? Come quale? Sono nipote Michelino e suo cognato. E basta, no? Eh già, ma Don Lucino specialmente affezionato, ma assai, eh? O più affezionato è vero? O più assiduo, carino è io. Assiduo? Assiduissimo. Un giorno che non viene almeno due volte. Pure quando non ci sogno io, vero? Anzi, specialmente quando c'è voscenza. Mercoledì passato, per esempio, chi voscenza partiva per campagna alle 5 di mattina? E beh, alle 5 e mezza, Don Lucino era a ca per tenere compagnia alla signorina. E degno, stai venendo. Signora, ho senza qua, Don Cola, tagliassi cucce. Da tutta la sacra famiglia. Pure tu ti fai maraviglio, non è vero? No, ma. E chi, E hai il coraggio di dire meno, vero? Porta un altro bicchiere d'acqua e un altro lumione. Ho messo piacere. Avanti, calmate e dimmi so come a dire. Per mettere piede, io qua, Maria Stella d'Uscio, in faro, ci deve essere una ragione potente. Senti, Maria Stella, non fare la tragica all'uso tuo. Ora ti sento. Aspetta, dimmi che tu che mi a dire. Un attimo. Donne, amadama, la tua signora, donne, chiamala. Chi c'ha dire due parolette? Come? Tu, la signora Maria Stella d'Uscio in faro, non ti fai scrupolo di metterti a contatto con una donna non maritata? Senti, Cola, lascia di lato l'ironia e chiamala, che ti fa sorridere. Non c'è. E donne? Che ne saccio io? Come che ne sai? Un signore che ci contano le passe alla sua signora. Orbo! Rimbambito! Oh, imbecille! Maricella! Secco! O sai che sogno fratellane? E tra l'altro sogno a me casa! Io faccio solo che tu, con la tua ridiculaggine continentale, non solo a diventarsi lo zimbello del paese, ma mettiste l'inferno! Rigia la mia casa! La tua casa? E chi c'entra la tua casa? Oh? Come chi c'entra? Che padre e figlio si odiano, oltre a tutto il resto, a causa di sta femminazza che portaste le fuori! Ma padre e figlio cuore! Lucino e mio marito! Stamattina Lucino, con una scusa qualunque, ferriammi che lì, l'omelincia l'auto, non ci rette tante di intelignate, che ci stuccavo pure lo razzo, e lui cavo fuori di casa! Ma ne quale mondo campe! Oh, basta ora! E che bella dire questo, so che vuol dire? Ci trasi Milla! Milla ci Milla? C'è già Milla? Ma quale Milla? È tua Milla! Tu ricueo come si chiama sta femminazza! Che infinocchia! Prima mio figlio, poi tua gioventù, e poi mio marito, o parta
furiosa. Ma che e tu? E te la cannina ma sei pazza? Ma che ti scappa le mocca? Talia, ma che stai dicendo? Signore me, tagliati, tagliati come una femminanza di niente può riducere un uomo serio. Tu gigunti passi, è vero, all'uso continentale. E chieda, mesce di pazza, passate come le grandi montagne, peggio delle lepre. E calligrafia tua chi sta? Legge, leggi, e calligrafia tua? Ci trovavo una porta foglia all'uscita, mentre che dormì. Signore me, magari ora va a diventare. Va bene, lo chiamo mettia prima di andare a Roma io. Legge buono. C'è domanda, Picci? Ah no? Allucino, ma che bisogna via dei piccioli lì, che Dio ce ne ha fatto mancare mai? C'è dato tutto quello che ha voluto, Sti signorinazzi, lo frate, sono come un pozzo senza fondo. Non ci sono sorte che ci abbasti. Quanto a tuo nipote, non sentetto. Non sentetto. Che accenno e lacrimando sangue e confessato tutti i costi. Fuorita che lo scordeggiamo. Lo peccerito. Lo peggiottetto, come ne c'è tu? Indo, non ne voglia sapere niente. Ma Indo ci disse, se non vuoi acconsentire alle mie voglie, mi metto con sa sala e sa fame. Allora, Indo che pensavo? Meglio con mia che con un sano. Sicuro che parente, ma così la cosa resta in famiglia. Certo. Che infogurami. Tanto tuo marito quanto tuo figlio sono due merda farabutte. Due disgraziati, due vittime. Una femmina come Cista è capace di canciare angeli e diavole. Io, un mulia che ricevisse qua a sua pace. Due? Michelino. Ma che dice? Dice, me ne faceva una questione personale, mischino, non lo sventurate, lo sventurate. Finisci, vedi per le aree. E assettate per favore, che già la testa mi per lì a mia. Che giornata stamattina, che giornata. Via non già per buccare entra, uno già si era porta e nato ne si era venuto. Non dire che Michelino è qua, lo farò uscire dalla porta del giardino. Mi paria non mise d'accordo. E a mia così mi paria. A mucca ci tazzo mentre io, a mucca, io a mucca, e che ti satamano, a mucca, a mucca. Chiedo se ne venne tutto scioppiato qua, e lazzariato, e dice che fu? Che arriverà la mucca. Che dai a dire, creatura? Avete fatto la mia commissione? Venite. Con te davanti non posso parlare. Io, se ne era da banna, io ero alla porta e gli ho qua. A mucca, che dai! Con te davanti non posso parlare. Non credo che sei geloso di me, è vero? Ma io, quando mai geloso io? A mocca! A che dazzo, a mocca! E gli ho qua! Imbecille di sotto! Scemo nero! Cretino! Cretino! Mi voglio sfasciare tutto! Fatti fare con queste mani, che povere! Me la facevano sotto l'occhio, me la facevano di faccia e faccia! Se mi piace brutto, ma perché non fai più quell'uomo di spirito che sei, eh? L'uomo di spirito, l'uomo a cerdazzo, che ammuccava, la mattina e la sera, ammuccacà e ammuccacà, aum, aum,
Oh, cretino che sogno, me l'ha dire solo. Cretino, imbecille, cornuto, imbecille. Ti fai questi insulti, Terino. È bello, quando mi dicevi tu erano buoni. Certo. Ora che mi dico io. Buono. È proprio che, mazzo. Che, chi ha? Che hai, Milla? Che hai? Hai battuto? No, non ho battuto. E l'ho battuto. No, Zabaglione. Che ti facisti, Milla? Che succede? No, mi si è imbigliato il braccio fra le due lettiere che mi hanno mosso come in una stretta. Ma quale lettiere? E la quale lettiera è la terra? Mi sono commosso quello che c'erete tuo figlio. Disgraziato. Ma quando c'erete tuo mozzicone? Ah, da barra se ne c'è tuo mozzicone. Quando capivo che mi scia con suo padre. Un momento. Di quale padre sta parlando? Di quale padre parla? Un padre solo avevi. Tuo marito. Sola! Quale padre sia? All'acqua russa, se... come c'era? A pigliare capituna, in carrozza giusta. E come la sta a dire? Io sono un uomo di spirito. Ma tu sei imbecille, metti a me. Ma ci voglio io, ci voglio. E appena torno non esiste. Signor Duccio, cretino! Che cosa ha saputo fare tua sorella? Orbo. Che quando si mette una cosa in testa, la porta fino alla fine. Ecco, egregia signora, il rapporto mandatomi dalla questura di Roma in ordine a quella sedicente signora. Bravo, cavaliere! Bravo, ci accomodi! Cretino! Orbo. Signor Duccio, lei con chi ce l'ha? Non c'è base, cavaliere, con una persona intima. Cretino! Cornuto! Corvo! Ora finisce! Entro buio, prosegua! Ma che prosegua, signora? Qua ancora bisogna cominciare! E cominci, scuse! Corvo! A mucca! Giusto quanto! Eccetera, eccetera, in risposta, eccetera, eccetera, risulta questo ufficio... Eccetera, eccetera, eccetera! Ma qual è eccetera, signor Duccio? Qual è eccetera? Si calmi un poco. Corvo! Dunque, risulta questo ufficio che la sedicente signora Milla Milord... Lorda! Che mi ha lordato della testa fino alle pene, ma mi l'ha fatto in testa falare. Disgraziato. Proseguiamo. Prosegua, cretino. Orgo. Prosegua. Amico. Usa questo nome dal carnevale dello scorso anno e lo denunziò per la prima volta in questa pensione violetta di via Frattina. Prima si faceva chiamare anche nei programmi dei teatri di varietà Elsa Spada e sotto questa denominazione fu implicata nel processo del barone Pollicino per falso in cambiale. Essa fu assolta per non provata reità, ma nel processo emersero le sue vere generalità. Nome: Concetta Cafiso. Di padre ignoto e della fu Rosaria. Della fu. Età di allora, 3 anni fa, 22 anni. Luogo di nascita: Val Guarnera di Sicilia. Comunisti! Val Guarnera di Sicilia. Caro Pepe! Ma che dici? Oh, onorevole, che dici? Ma ce l'abbiamo! Val Guarnera, caro Pepe! Per l'appunto! In provincia di Caltanissetta! Esattamente! Carra Pepe! E andiamo a Carra Pepe! Mamma! Mamma! Mamma!
sarebbe male a contenere le proprie ma signor Duscio, coraggio, che importanza ha se la che importanza se era continentale marciava all'uso suo, certo, continentale, continentale d'adozione io, ma essendo siciliano e sapendo come si marcia a casa, me la figlia in piena facoltà mentale e con tutto risentimento, e io ora che faccio con la siciliana? È logico che mi ha compromettere per forza. No, Cola, se c'è caccaruno che stava a compromettere, mi comprometto io. No! Scusate un attimo, qua non si deve compromettere proprio nessuno. Che diavolo, per cosa ci sono io allora? Sì, ma chi sta portare un ferro, rincia la casa di gente onesta. Mamma! Non te la conosci, sta chi? Mamma, sono nella pensione di mia fratina. Cantava al table d'oc, cantava. Veniva la sera vestita di ghescia. Già, canzonettista. Canzonettista? Canzonettista è suonata! Suonata come una campana rotta! E gli ho dessuta, bene, bravo! La rivolemo! Bisse! E ci pagava 15-20 lire a sera! A quattro questo suonazza per farci la clacche! E poi un condanno i corbelli, stasera voglio una corbella, no, e ne voglio due, e una con una su di seta, e io corbella di qua, corbella di là, cantava chista, cantava, come la sera tutte le donne il cuore ce l'hanno qua, tutte le donne il cuore ce l'hanno qua, tutte le donne il cuore ce l'hanno qua, diventerò lo scandalo del paese. O zembello appena nesce, quel nudo, come si fa? Ma io potevo mai immaginare che una siciliana, una carna pepana via tutto il sardino di cantare a Roma, dove c'è un papa, c'è un re, ci sono i deputati, i senatori, Ola, a così sono i siciliani, difficilmente non rinesce uno, ma quando rinesce, passa, tene, e porta a bandiera. Mi mangia una posizione. Basta che mannate pacche tu. Sì, pacche alla sorellina di Bellano. Ma che sorella, signor Duscio, che sorella? Un'amica complice volete. Sì, la madre contessa, lo padre colonnello del genio. Però la via tutte morte le parole. Ma non si dice che ti fate ignoto. Ciao, va bene. Bastarda, mi rovinava, ammazzava. E ora come si fa? Ma scusi, Don Gola. Ma che bisogno ha lei di far sapere che è siciliana? Qua non lo sappiamo che noi tre. Sì. Io non parlerò. La signora e lei tantomeno. Riscola cavale! Ora, lo sentiste? Sì. Ora appena itta vede. Tu la manni come un tacco. Non c'è andare manco lo tempo di rapere la bocca. Ci dice, sogno sto. E la fa cuocere non so proprio, Cola, perfetto! È in America, mi voglio dire, in America! Signore, io me ne vado. Don Cola, arrivederci! Arrivederci, che no, calma perfetta! Arrivederci! Signor delegato, vengo con lei! No, vieni qua! Sì, vieni qua! Signore, è bene che lei riesce. Faccia una cosa. Quando verrà quella donna, sì, sì, si nasconda.
pronta a intervenire in caso di qualche sua debolezza, capisce, no? Certo, un gabbono. Arrivederla, caro. Arrivederla. Arrivederla, arrivederla. Ora ti devi prendere un campagna. Ma che fai? Piangi? Per la femminazza richiesta? Ma come mi pare? Ora ne andiamo in campagna, pigliamo a nicchiare aria. No, ma l'occhio te lo leggono. Tanto all'occhio non lo sapevo. Ma perciò manco buono a chiesto, sì, a spingere. Ne andiamo in campagna. Stiamo annicchiando sereno e torniamo quando ti esco. Avanti, vedi, amaccio. Chi è? Tu ne sei partito. Ho deciso. Mamma! Mamma! Caro nonno, la cucina è riposa. Vedi del caro. Aspetta. Ci penso io. Che fai? Manna. Ai. Portami un bastone di canna americana, la scozzetta con giumbo, un sciallo, un sigaro fetuso e i prosperi di legna. Marciamo! Ora tu faccio sapere io un sogno. Ora! Fermo! Fermissimo! Non te ne incarregare. Tu ammucciati dalla re la tenda e appena è giusto. Certo. Avanti. Ma raccomando, senza dire a nudo, manca da signorina quando viene, che io sogno qua. Va bene? Che tu sarai il mucchiere di mio marito? Se ne incaricassi. La signorina è tutta! Mi raccomando, muta! Non dubiti. Avanti, paraggio. Cola, io mi ammuccio da terra a porta, lo capiste? Mi raccomando. Ah, sei lì? Sì. E tu sei là? Senti, da questo momento in poi ti proibisco di far mettere piede qui tuo cognato e un bilanzone. Che c'è fuori, Corpa? No, ti prego di credere a me. Colpi non me ne ha dati e non me ne darà mai nessuno. Mi fece una scenata perché ospitammo qui in casa nostra quello scimunito di suo figlio Michelino e si impone che non lo si riceva più. L'ho piantato in mezzo alla strada e sono corsa qui a piedi. E lui invece a rincorrermi in carrozza. Fin quando non fumo fuori dall'abitato. Arrivati in paese, la smise per non compromettersi con quel carabiniere che è sua moglie. Ma aspettatelo da un momento all'altro. Ed io non voglio più avere nulla a che fare né con lui né con quello scimunito di suo figlio Michelino, hai capito? Sente, oggi tanto mio cognato che me ne pute sono metate a pranzo qua. Ah sì? Sarai con loro soli perché io me ne andrò via. Con quei villani pazzi e furiosi non ci voglio avere più nulla a che fare. Va bene. Ma va bene che cosa? Quello che hai detto. E cioè? Che resto a pranzo solo con loro. Ma che significa questo linguaggio? E quel sigaro puzzolente che stai fumando? E quel berretto che hai messo in testa? E questo marruccio qua? Questa virica non l'hai vista? Ebbene sì, spiegati che significa? Che significa? Ti stufai di fare un continentale e tornavi siciliano. Ah sì, e con questo? E con questo torna a usare un sigaro puzzolente, a scuzzetta con giù
e altri oggetti casalinghi. Eh? Oh, che delizia! Significa che mi sto a fare dia. Come? Mi sono stoffato di te, ah! Non comprende, la danimarchese non comprende. Non no, non mi confidare più, no. Non mi piaci. Non mi aggradi, non mi garbizzi. E sai perché? Perché? Perché ne cerco una sicula dello centro della Sicilia, una vera siciliana dell'antica Sicania. Per esempio di Valguarnera, caro Pepe, in provincia di Caltanissetta. Di chi ti che mangiano i figurina con tutte l'ossa? Di chi ti che capiscono toccoleare, marroggio, virica, virica in vegno, virica in pugno e virica di soffio? O capisci che so? C'è altro? Ah, un tabasso, è vero? No, ne ho d'avanzo, mio bel villano! Prego, prego, non si allordi, signora! Sta attento che si allorda! Lo capisci che significa allorda? Ah! Non mi allordare più! Lo capisci? Non voglio più allordare di te! Infatti hai ragionissima! Io non voglio più insudiciarmi con te! Prego, prego, non si insudici, signora. Ero così stufa di stare con un tipo buffo come te. Prego, prego, ancora avanti e vento dal re. Vecchio sgangolato e puttisciletta, col fuoco, col! Potevi dire che tu che dici? Vecchio sgarmolato! E poi! Porticeretta con giumbo! Bastarda! Ancora latte e mezzo da me! Come, provolazzo? È munnizza sotto i peri, disgraziato! Colà! Affrescata di lucino, Ora chi sono si stiamo, Ma ammucciare dopo, tagliato! Finisce! Ma tu è chi cerchi? La tia, si capisce? Ma tu che ci fai qua? Ma scusa, Lucino, se ti ho disobbedito, vinne, lo sai perché? Perché? Perché se ho picchino mio frate, mannata femminazza, che vinne a fare, ce ne capiamo tanto! Ah, mannaste, e quando? Un sei contento? Un sì contento? Ti concerto? Che poi non pesare, È felice! Sì. La mannave, sì, la mannave! Cola! Ai! Che? Ai! Che è successo? Come? Ca! Cola chi ha? Carica! Ma te lo No, bella matica! Sì! Ma ca! Ma che è successo? Non era prima! Non era prima! Senti qua, Cola! Vincevole così chiama! Stavolta gli a Roma accompagno io! Ma che ti hai fatto? Ci vai o Ma come ti muovi tu, madre di famiglia? No, mi detto, ma famiglia ci sono! Mi disse che ci vai! Ma mi sciagliate! Perché se vanno a spaccare un'altra volta! Mi hai fatto spaccare! Da! Marta Cannizzaro.
letto, e come si suona un friscaletto. Nella parte del facchino e del cameriere Andrea Pappalone. Chi si suona un saxofona, e come si suona. Nella parte di Dario Ivan Simone. Tutto tu un saxofona, un friscaletto e tipiti tipiti. Nella parte di Filadelfio Mario Simone. Chi si suona un mandolino, e come si suona un mandolino. Nella parte della servetta di Casa Duccio Giorgia Marino. Un friscaletto e tipiti tipiti. Nella parte di Cecè Francesco Simone. Chi si suona un violino, e come si suona. Nella parte di Sasà Antonino Mazzara. Mandolina, plinga, plingo, mandolino, tutto tu, un saxofona, un friscaletto. Nella parte di Liborio Gabriele Gruppuso. Ehi, compare, ci va a suonare, chi si suona. Del tenente Michele Felice. Alla trombetta, patatta tappa la trombetta, zinga zingo violina, plinga plinga. Nella parte del delegato Salvatore Borgetto. Fiscalette tipiti tipiti. Nella parte di Clementina Flavia Di Stefano. Chi si suona la ciambona, ma come si suona. Nella parte di Michelino Vincenzo Segna. Nella parte di Lucino Rosario Segna. Ci può suonare, chi si suona un violino. Nella parte di Milla Milord Martina Mistretta. Azinga zingu violina, plinga plingu mandolino. Nella parte di Mara Stella Flavia Mistretta. Nella parte di Nicola Duccio il grande Mimmo Scavuzzo. Ma come si suona alla trombetta, papà papà la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolino, tutto tutto saxofona, un friscaletto e tipiti tipiti. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona la ciambona, ma come si suona alla ciambona, a fumma fumma la ciambona, papà papà pa, la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolino, tutto tutto saxofone, un friscaletto e tipiti tipiti. Ti ludissi a ti anniguzza, lucori mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai, moro 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 moro, sotto di lumacori, l'amore mio setto, ai 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 ai, moro 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 moro, sotto di lumacori, l'amore mio setto.